In pochi giorni ha raccolto oltre 4.000 firme dall'Italia e dal mondo la petizione online per la chiusura delle cave di marmo delle Apuane. Secondo i promotori si tratta del più grande disastro ambientale d'Europa. Il servizio di Giancarlo Benedetti. Le 300 cave di marmo del comprensorio delle Alpi Apuane stanno infliggendo alla montagna il più grave disastro d'Europa. È lo slogan della campagna lanciata dal sito avaaz.org, che ha preso di mira i bacini marmiferi più noti del mondo e intenderebbe chiuderli. In 2 settimane l'iniziativa ha raccolto 4.322 firme, ma i promotori puntano a 50.000 e anche di più. Firme che stanno arrivando da tutto il mondo per una richiesta decisamente estrema che in altri tempi avrebbe suscitato semplice ilarità, ma che oggi come oggi viene presa sul serio, tanto che il presidente della Commissione Marmo del Comune di Carrara, Massimo Menconi, ha sentito il bisogno di intervenire. Si chiudano le cave, non sono assolutamente d'accordo. Cioè, io credo che l'occupazione fa, se no noi chiudiamo tutto, non si può fare i facili ambientalisti, perché voglio dire, c'è necessità anche di lavorare. L'occupazione, noi dobbiamo riorganizzare un sistema a monte, ma che abbia, come dire, in tutte le sue componenti sedute al tavolo si riorganizzino rispettando il territorio. La raccolta di firme è rivolta al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e al Parlamento italiano. Secondo i promotori è necessario ridurre al più presto il rischio idrogeologico se non si vuole andare incontro addirittura ad un nuovo Vajont, una polemica destinata a crescere.